Ciao e benvenuta in questo video. Io sono Sara e sono una fashion stylist e una consulente d'immagine. Torno oggi con un video dedicato a come abbinare il maxi dress, ovvero l'abito lungo. Lo reputo uno dei capi più funzionali all'interno del guardaroba per questo periodo, in grado di essere portato sia con blazer, cappotti, quindi giocando con la tendenza del layering. Questo ci permette di utilizzarlo appunto come capo per le giornate più fredde, ma anche perfetto da indossare da solo, quindi per quando le temperature si rialzano durante la giornata. Inoltre credo che gli abbinamenti che si possano fare siano molto interessanti e anche nelle passerelle lo abbiamo visto tanto. Spesso però il maxi dress viene ancora pensato unicamente come capo adatto a situazioni più esclusive e più eleganti. Invece si può davvero portare nelle situazioni più casual che ci possano capitare nella nostra giornata. Il segreto sta tutto su come abbinarlo e in particolare su quali calzature si indossano. Le calzature infatti rivestono un ruolo importantissimo e anche in questo caso possono davvero andarci a cambiare l'intero look. A seconda della calzatura che scegli, il tuo abito apparirà in una maniera diversa. Quindi oggi andiamo a vedere insieme quelli che secondo me sono gli abbinamenti più belli per queste settimane, questi mesi, quindi per questo periodo autunnale e quelli anche che personalmente io utilizzo di più o che comunque preferisco. Iniziamo dal primo abbinamento che è probabilmente più semplice e quello che ci aiuta anche ad indossare i nostri maxi dress proprio perché è veloce e facile, ovvero quello di indossare il nostro abito lungo con uno stivale alto. Lo stivale in realtà lo scegli tu ed il bello è proprio questo, perché ogni stivale, ogni forma di stivale, ogni modello riesce a comunicare qualcosa di diverso. Pensa infatti la differenza tra indossare uno stivale con tacco a spillo, molto forse più elegante, molto più femminile o comunque che ti permette di correre di meno, rispetto a uno stivale invece con tacco grosso che diventa subito, se vogliamo, più sportivo, nonostante comunque lo reputi anche questo molto femminile. Quindi anche il tacco o comunque l'altezza del tacco ti va a cambiare il look, così come il colore, il pellame, il tessuto. Gli stivali ad oggi li troviamo di tanti modelli, davvero ci possiamo assolutamente sbizzarrire. E secondo me abbinamento stivale e abito, come vedi a tutti questi look che ti mostro qua, può essere davvero bello, può dare quel qualcosa in più al nostro abito, andarlo a completare senza sforzo. Il secondo abbinamento gioca tutto sul contrasto. È probabilmente una delle tendenze più forti che abbiamo visto in questi ultimi anni e che non passerà mai di moda. L'altro ieri c'è stata la sfilata di Valentino, la Spring Summer 2022, abbiamo visto ancora una volta come Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della Maison, ci proponga in passerella questi abiti da sera abbinati agli anfibi. Quindi due universi paralleli che però insieme stanno davvero molto bene, funzionano molto. Questa è anche una buonissima moda da tenere in considerazione per utilizzare tutto ciò che abbiamo all'interno del guardaroba, quindi non lasciare nulla a occasioni più importanti, più appunto esclusive, come dicevamo inizialmente, ma provare a portarlo in quello che è l'abbigliamento quotidiano. È quel gioco del mix and match che vuoi o non vuoi, alla fine funziona sempre, basta trovare il giusto equilibrio. E ancora una volta le passerelle ce lo dimostrano, così come la moda e lo street style. A me personalmente abbinare un anfibio un po' più grosso, un pochino più importante, anche un po' statement, quindi che ci fa effettivamente il look, con un abito più da sera o comunque con un abito che magari è un po' elegantino se portato con uno stivale alto o con una ballerina, optare invece per questo abbinamento mi piace molto, mi dà quel qualcosa in più e mi fa sentire, nonostante sia una tendenza molto usata e riusata, mi fa sentire comunque originale, non lo so, in questo caso sì, decisamente. Terzo abbinamento è quello che mi piace di più, è quello che purtroppo sfrutto di meno, ma con tutte queste ispirazioni che ho visto allo street style mi è venuta voglia, quindi proverò ad osare. È forse un pochino più difficile, si tratta di indossare il nostro maxi dress con una scarpa bassa, che può essere per esempio un mocassino, una stringata, una ballerina.
Quindi quelle scarpe che solitamente tendiamo ad indossare di più o con le lunghezze mini o con pantaloni. Invece con il maxi dress secondo me riescono a dare quella svolta, quel twist all'intero outfit. Per questo li ho rivalutati molto. È vero che forse in questo caso è necessaria una certa fisicità, ovvero essere slanciati sostanzialmente, ma se giochiamo bene con le proporzioni, quindi scegliamo l'abito corretto, anche del modello corretto, scegliamo la calzatura corretta, riusciamo a giocare bene con le lunghezze, può funzionare. Ti invito quindi, se ti piace come idea, a provare, sperimentare con il tuo guardaroba, prenderti quell'oretta, provare tutti i tuoi maxi dress che hai e combinare questi due elementi, quindi l'abito lungo con la scarpa bassa, e vedere se può funzionare, se ti piace, se ti valorizza. Di per sé come abbinamento a me personalmente fa impazzire, mi piace davvero tanto. Lo trovo adatto a più occasioni perché lo puoi indossare la mattina per andare al lavoro, ma può essere anche qualcosa di particolare per un aperitivo a seconda dell'abito che indossi. Puoi giocare anche con l'elemento del calzino, che è sempre interessante. Insomma, ci si può divertire e appunto è adatto, è sfruttabile per più momenti della giornata. Non potevo non inserirti poi l'abbinamento con le sneakers, abbinamento forse per eccellenza di queste ultime stagioni, anche qua di questi ultimi tempi. È quello che forse mi piace di meno perché è un abbinamento che trovo molto particolare. O meglio, mi piace però con determinate sneakers, quindi bisogna riuscire a trovare quelle che stanno veramente bene. Infatti anche qua è tutta una questione molto di equilibrio e di riuscire a trovare il perfetto compromesso tra modello dell'abito e modello della sneakers. Ultimo ma non per importanza abbinamento è quello probabilmente che viene più facile, quello che viene anche più spontaneo, ovvero indossare il nostro maxi dress con tutte quelle scarpe iper femminili come possono essere le slingback, un paio di décolleté, un paio di Mary Jane, quindi scarpe molto eleganti, molto chic, che ti portano automaticamente ad avere un look, se vogliamo, un po' romantico. Quello che ti voglio dire è però che anche un paio di scarpe del genere, come può essere una slingback, possono funzionare benissimo su abbinamenti molto casual, quindi anche queste non le riservare soltanto per occasioni più esclusive, più importanti. Provale a portare sui look di tutti i giorni. Magari se vuoi rendere più casual il tuo abito con una scarpa del genere, prova ad indossare, non lo so, un bomber sopra, una felpa sopra, insomma riuscire a creare quel perfetto equilibrio di mix and match che dicevamo. Quindi io ti ringrazio moltissimo per aver seguito questo video. Fammi sapere tu come indossi solitamente il tuo maxi dress, se lo riesci a portare tutti i giorni. Gli abbinamenti per cui io sicuramente opto maggiormente sono quelli con gli stivali o comunque stivaletti anche ad altezza polpaccio, altrimenti con scarpe più eleganti, più femminili, come l'ultima categoria, quindi slingback, décolleté, scarpe con un po' di tacco, con cui comunque mi sento molto slanciata. Ti ricordo inoltre di lasciare un like a questo video e di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, e noi ci vediamo al prossimo.